ragazzi, bene, così io. E 5 secondi, ragazzi, anche se io. Adesso siamo nel recap della prima fase gironi, della prima giornata della fase gironi di Champions League, ragazzi. È tornata la Champions, ragazzi. E torna anche l'Europa League che si giocherà domani. Quindi, ragazzi, cominciamo da Zenit, Bruce, perché da 1, non andremo a dire. Perché ragazzi, perché le partite dei gironi sono tantissime, quindi faremo così. Poi il programma di Lazio Borussia Dortmund, che fai 3-1, in cui va a segnare, ragazzi, vedremo solo un po' delle italiane, va a segnare il gol dell'1-0, Ciro Immobile che conduce il gol dell'1-0, poi il 2-0 e decisi se dare il gol a Luis Felipe o un altro gol. Questo è un altro gol di Hitz, che concede il gol del 2-0. Per segnare il gol del 2-1 Lande che sblocca il Dortmund, ma non basta, ragazzi, il gol di Lande va a segnare il Jean-Akpa che segna il suo primo gol con la maglia della Lazio in Champions League. E la Lazio, ragazzi, clamorosamente porta 3 punti a casa il Dortmund, invece ne porta 0 ancora. La Lazio comincia bene il suo cammino in Champions e il Dortmund si va a perdere un bicchiere d'acqua a Roma. La Lazio torna a vincere dopo la sconfitta in campionato con la Samp, una grandissima prestazione ha giocato la Lazio, che merita la vittoria. Incredibile, il Dortmund deve ancora trovare la sua prima vittoria per la fase a gironi, vediamo un po' se riuscirà a trovare la sua vittoria. La Lazio se l'è giocata alla grande, la sua prima giornata in Champions League, quindi ragazzi, la prossima della Lazio dovrà tenersi qua. Si conta. Passiamo subito al Dinamo Kiev Juve e poi finire 2-0 con la partita della Juve. Il primo tempo finisce 0-0. Non è stata una partita ricca di prestazioni ottime, ma la decide due volte Alvaro Morata, che porta 3 punti alla Juventus. La Dinamo Kiev invece quarta, perché siccome il Barcellona ha vinto 5-1 contro il Ferencváros, porta 3 punti importanti e si porta, penso, secondo il primo posto. La Juve vince grazie ai due gol di Alvaro Morata. La Dinamo Kiev se l'ha giocata e per me ha meritato un posto per portarsi la vittoria, ma non si è riuscita, ragazzi. Ma vediamo un po', la prossima la sfida della Juve sarà contro il Barcellona, contro Messi. Quindi ragazzi, passiamo a Chelsea-Siviglia 0-0. Poi Rennes e Krasnodar 1-1, tra l'Ipsia e Istanbul, Basaksehir 2-0, e poi Saint Germain, Manchester United 1-1. Poi Salta Salisburgo pareggiano, il Bayern 4-0, invece Real Madrid Shakhtar 3-2, e l'Inter Borussia Monteblanche in cui finì 2-2, in cui la pareggiano, ragazzi, il gol dell'1-0, Romelu Lukaku, che concesse il gol dell'1-0, poi la pareggia di Sbelbini che concesse la parità, poi il gol del 2-1, la stella Hoffman che segna il suo primo che gol del 2-1, e poi la pareggia Romelu Lukaku con l'assist Bastoni. L'Inter porta entrambi un punto, invece lo Shakhtar vince contro il Real Madrid e porta 3 punti e porta al primo posto, l'Inter al secondo e la Real Madrid e il Borussia penso terzo e il Real Madrid quarto per ora. Una cattiva prestazione per il Real Madrid, ma per poco per Federico Valverde che gli poteva garantire la parità. Invece per l'Inter un punto non serve molto. La prossima sfida dell'Inter sarà contro il Real Madrid e quindi ragazzi l'Inter si deve tenere pronta. Passiamo all'Olympiacos e Marsiglia, finisce 1-0, il Manchester City vince 3-1 col Porto. Infatti, parliamo dell'Atalanta, in cui è finita 4-0 contro il Midtjylland, squadra danese, poi è il Midtjylland, la squadra danese, ragazzi. E l'Atalanta vince in casa del Midtjylland e porta 3 punti importanti. I primi 3 punti del girone. A segnare Duván Zapata, poi lo Sporting Papu Gomez, Luis Muriel, e segna il gol del 4-0, Mihajčuk, che segna il suo gol in Champions con la Liga. Atalanta porta 3 punti importanti, si porta al primo. Il Liverpool con la vittoria dell'Ajax alla Cruyff Arena porta 3 punti importanti. L'Ajax se ne pare che terzo e quarto, ragazzi.
Ma comunque l'Atalanta ha giocato un'ottima partita, ma beh, il Manchester non era una buona squadra e si porta al quarto. E la prossima sfida dell'Atalanta sarà contro il Liverpool, una bellissima partita che vedrà l'Atalanta giocare con una delle più forti squadre europee, e comunque l'Ajax. Comunque l'Atalanta si è giocato un'ottima partita, il Manchester non ha fatto vedere un po' granché, ma ha portato una grande partita alla Dea. Con questo quindi ragazzi, concludiamo con questo video, quindi ragazzi che è tutto, noi ci vediamo venerdì con il recap dell'Europa League, quindi ragazzi che è tutto, cioè.